Il governatore del North Carolina ha dichiarato lo stato d'emergenza. Nella seconda notte di disordini e scontri tra manifestanti e polizia a Charlotte si è sfiorata l'ennesima tragedia. Una persona ferita da colpi d'arma da fuoco tra la folla era stata data per morta in un primo tempo. Attraverso il conto Twitter della città le autorità avevano confermato il decesso di un civile, specificando che gli spari non erano stati esplosi dalla polizia, e successivamente la notizia è stata corretta comunicando che la persona è ricoverata ed attualmente in coma. Le proteste a Charlotte, dove è stato annunciato il dispiegamento dell'esercito per ripristinare l'ordine, sono scoppiate dopo l'uccisione martedì di Kate Lamont Scott, afroamericano di 43 anni. Sarebbe stata l'ennesima vittima della violenza della polizia, il terzo americano di colore ucciso dalle forze dell'ordine in meno di una settimana.